La conferenza di oggi, cioè la lezione cina di oggi, verte sulle domande di Arjuna, perché ci sono certi momenti nella nostra vita in cui non sappiamo come muoverci, non sappiamo cosa fare, ci troviamo in mezzo al dilemma e o ci mettiamo a chiedere insistentemente, a pregare, a chiedere insistentemente a qualcuno cosa per avere un consiglio, oppure ci fermiamo semplicemente. La stessa cosa è successa ad Arjuna. Arjuna è l'eroe del Mahabharata, è l'amico di Krishna, è quello che ha fatto tutte le imprese più straordinarie di questa epopea. Era fratello dei Pandava, era uno dei Pandava, era il terzo dei Pandava. Dopo c'è Nakula, Sahadeva, prima c'è Yudhishthira e Bhima in ordine, e poi Arjuna. È il figlio di Indra, rete dei pianeti celesti, è stato 6 anni direttamente nel regno celeste, ha fatto delle imprese straordinarie che nessun altro ha mai fatto nel Mahabharata. Quindi stiamo parlando dell'eroe principale, del Superman della situazione. Però si trova in una situazione difficile da sostenere. Infatti all'inizio della Bhagavad Gita noi leggiamo, vi leggo due versi, che dice, si trova davanti al campo di battaglia, poi ci ritorneremo, e dice: O Krishna, vedendo i nostri parenti e amici davanti a noi pronti a combattere, le mie membra tremano e la bocca mi si secca, il mio corpo trema, i peli mi si rizzano, Gandiva mi scivola dalle mani e in verità sento bruciare la pelle. E questo si blocca. E la sera prima, quando erano nel campo di battaglia, e Duryodhana fa portare il suo messaggio nell'accampamento dei Pandava. È un messaggio molto tracotante, molto orgoglioso, dà del buffone a Krishna e tutti si esaltano, insomma, tutti vogliono dare la risposta da parte, che è interessante che il messaggero ricorda più di un'ora di dialogo perfettamente, ogni parola, anche le inflessioni, una volta c'era più memoria. Arjuna risponde così, quindi per capire qual è la cosa, dice: avete tutti, dia Duryodhana che domani avrà la mia risposta dal Gandiva, solo gli eunuchi usano le parole. Poi parla Yudhishthira, parla Krishna e Arjuna riprende la parola: di questo al tuo padrone, hai fatto Bhishma il comandante in capo sperando che noi non lo attaccheremo, tuttavia lui sarà il mio primo bersaglio. Benché il nostro adorato nonno sia molto saggio, ha preso la tua parte e ha scelto di morire. Non esiterò a colpirlo con le mie frecce. O Duryodhana, le tue speranze sono vane, sei arrogante, duro, inumano, dedito al vizio e ignori la virtù. Presto vedrai le conseguenze della tua natura. Quando la mia furia sarà montata, con Krishna che mi assiste, che speranza di successo puoi avere? Quando sarai battuto da Bhima, ti renderai conto della tua stoltezza. Quindi la sera prima era super carico, eccitato, aveva perfettamente chiaro cosa doveva fare e qual era il suo primo bersaglio. Il giorno dopo, quando si trova davanti alla battaglia di Kurukshetra, invece si ferma. Non per paura, evidentemente, perché lui aveva combattuto con tanti eserciti, anche da solo. Però per qualche altra ragione. Alla fine della Bhagavad Gita, dice, all'inizio dà questo sconforto, alla fine della Bhagavad Gita invece troviamo Krishna Arjuna così: per tua grazia, Aciuta, l'illusione è scomparsa, la memoria è ristabilita. Ora sono inamovibile, libero da ogni dubbio. Agirò secondo la tua parola. Quindi in mezzo, che cos'è che c'è stato in mezzo? Cosa c'è in mezzo tra questo immobilismo di Arjuna, di questo sconforto che non l'aveva mai preso in tutta la sua carriera? E lui era, come dire, la punta di diamante dell'esercito di Pandava e anche di tutti gli eserciti, in effetti. La divisione tra i Pandava e Kaurava è stata fatta solo per volontà di avidità, insomma, non per strategia politica o militare, perché Arjuna era proprio il più forte. In mezzo, tra il momento della cosa e la cosa, c'è tutta la Bhagavad Gita.
Ma non solo la Bhagavad Gita, perché io quando ho cominciato a leggere la Bhagavad Gita, io vedevo le domande di Arjuna come se fossero, non so, un imbeccare Krishna, dare la parola a Krishna, come se fosse una piccola didascalia che ogni tanto dava un ritmo, va bene? E invece man mano che leggevo, negli anni, insomma, man mano che leggevo, ho visto, arrivo Hare Krishna, ho notato invece, ho maggiormente studiato proprio l'impatto psicologico di Krishna e delle sue domande nella sua vita, cioè proprio in quel momento lì. Perché intanto Krishna ci dice lui stesso come acquisire la conoscenza e raggiungere la perfezione nel verso, nel 434, Tadvidi Pranipatena, Pariprasnena, se vai a, cioè lui dice proprio che bisogna, informandosi con un'attitudine sottomessa, che è proprio quello che fa Arjuna durante tutta la Bhagavad Gita, nonostante potesse esprimere comunque dei dubbi molto forti. Non vuol dire attitudine sottomessa, non vuol dire che alla prima risposta uno andava, ma ci sono state, ha fatto tipo una ventina di domande in mezzo tra qua e là. Poi è tutto un piano di Krishna per poter recitare la Bhagavad Gita, però dall'altra parte c'è un uomo vero, non c'era una marionetta, c'era un uomo vero. La particolarità di Tadvidi Pranipatena, del discepolo che si avvicina al maestro spirituale per ricevere la conoscenza, è quella sì di ascoltare, no, di fare le domande, di ascoltare, ma anche di mettere in azione quello che ascolta, cioè di avere un ascolto attivo. E in questo caso l'azione era la battaglia di Kurukshetra, non era un'azione qualsiasi, c'erano milioni di persone lì. Dopo faccio vedere un altro. C'erano milioni di persone tra il campo di battaglia, è stata una tra le guerre che noi conosciamo, cioè la più enorme che noi conosciamo, la più devastante che noi conosciamo nella nostra storia, e anche penso in quella dei Veda. E nello stesso momento anche Srila Prabhupada stesso ci chiede nel commento al primo verso di studiare la Bhagavad Gita proprio come fece Arjuna, cioè facendo delle domande e ascoltando la risposta senza distorgere le risposte di Krishna. E quindi è quello che vorremmo fare noi. Perché c'è un'altra persona, ma non serve fare domande, non basta fare domande. C'è un'altra persona che in tutto il Mahabharata ha fatto un'enorme quantità di domande, che era Dhritarashtra. Dhritarashtra ha domandato a tutti, ha parlato con Krishna, con Vyasadeva, con Sanjaya, con Bhishma, con Drona, con un altro guru che è venuto là, che forse era ancora maestro di Vyasadeva, oppure un suo confratello, non ricordo, e ha parlato con tutti. Lui chiedeva continuamente consigli, ma non li seguiva mai. Prendeva anche la sera prima, è stato tutta la notte a chiedere consigli a Vidura, in quel caso là. Poi è arrivato anche a passo ancora un maestro. Anche Krishna stesso gli ha dato dei consigli, ripetevano sempre le stesse cose a Dhritarashtra, che era lascia perdere, no. Invece Dhritarashtra ascoltava, faceva le domande, tante, sul serio, tante, che cos'è questo, che cos'è quello, che cos'è il karma, che cos'è il dharma, eccetera, eccetera, cos'è la nostra destinazione finale, le domande che noi vediamo dopo ripetute anche in Arjuna, ma lo faceva, la risultanza di questo ascolto era l'immobilismo, era la giustificazione di quello che stava facendo, un lamento costante, e dire, vabbè, tanto io... Alla fine si aggrappava a qualche parola dicendo, quando sentiva parlare di destino, diceva, vabbè, ma se il destino è quello, allora io cosa posso fare? Quando tutti gli stavano dicendo, puoi fare qualcosa per cambiare le sorti di questo pianeta. E allora, è lui, noi vediamo nel campo di battaglia, vediamo Duryodhana che si scontra contro i Pandava, ma è lui alla fine, è lui l'orgoglioso, l'invidioso, l'avido, l'ambizioso, è lui che ha sempre appoggiato tutte le manovre di Duryodhana, ed è lui che inizia la nostra Bhagavad Gita. Quindi anche proprio la domanda che lui fa, tra l'altro sul commento al primo verso della Bhagavad Gita, quando Dhritarashtra chiede a Sanjaya, ma dove sono, no? Com'è andata a finire, dimmi. Lui è il padre di Duryodhana, Dhritarashtra è il padre di Duryodhana, ottimo, perfetto. È il padre di Duryodhana, il re. Ok, aveva
aveva un fratello, cioè aveva due fratelli, aveva il fratello Pandu. Pandu era il fratello minore, ma Dhritarashtra era il re cieco, che come dire, può essere un simbolo anche proprio di una mente cieca, che non riesce a trovare un filo conduttore delle sue azioni, non riesce a trovare la virtù. Era cieco, ma Pandu ha dovuto lasciare il trono e ha lasciato la reggenza a lui. Per questo che da quel momento, diciamo, aveva 100 figli, tra i quali Duryodhana, che era il maggiore e il più, come dire, il più forte dei 100 figli, anche il generale, il capo, insomma, il capo. Quindi, cosa stavo dicendo? Quindi anche lui puliva le domande, ma non seguiva. Noi ci troviamo al centro, troviamo in un campo di battaglia. Qua ci sono i Pandava, qua ci sono Kaurava. Stiamo parlando di milioni di persone. Si dice che il campo di battaglia fosse lungo 80 km. Infatti, c'è un giorno della guerra, non mi ricordo in quale giorno c'era proprio che Jayadratha era andato ai confini del campo di battaglia, ci aveva messo tutto un giorno per arrivarci, ci aveva fatto proprio quasi un giorno. E Arjuna che lo seguiva perché doveva compiere un voto di ucciderlo. Quello che fa nella prima domanda di Arjuna è chiedere a Krishna, che è il suo auriga, di portarlo nel centro del campo di battaglia. Questo ci dà anche uno spunto proprio per dove porci quando abbiamo un momento come quello di Arjuna, quando abbiamo dei momenti di dubbio. Ci poniamo non dentro nessuna delle due parti, cioè ci poniamo nel mezzo delle parti, perché è solo da lì che possiamo vedere le cose come stanno. Infatti lui si fa portare, Krishna agisce subito e da qui parte e dice semplicemente: guarda, qua ci sono i Kuru, guarda che c'è di fronte. Non dice tante cose, lo vede abbattuto, ma non dice tante cose. E le domande che fa, perché questo è il percorso che noi faremo adesso, molto veloce, perché sarà una, Hare Krishna, sarà una specie di overview, una specie di riassunto un po' della Bhagavad Gita, di quali sono le domande, i temi principali e quali sono le risposte di Krishna. Ovviamente non potremo andare nel dettaglio di ogni risposta, però almeno sapremo un po' gli argomenti, che cosa ritorna e che cosa no. La domanda che fa, le domande, se noi ci pensiamo, perché un po' il punto, quello che noi possiamo imparare da Krishna è l'arte di fare la domanda. Le domande sono di solito, cioè le categorie possono essere a chi faccio la domanda, no? A chi? Cioè, a chi faccio la domanda? Perché la faccio la domanda, no? Cosa chiedo e come lo chiedo? Ma questo fa di una domanda, perché posso valutare la domanda. Tipo quella di Dhritarashtra si capisce perfettamente la prima. Che cosa fecero i miei figli? E i figli di Pandu, no, schierati, pronti a combattere nel campo di Kurukshetra. E da qua si capiscono molte cose. Infatti, appunto, nel primo commento della Bhagavad Gita, lo stesso Srila Prabhupada analizza proprio le parole specifiche che usa Dhritarashtra. Le motivazioni, qua in questo caso stiamo parlando delle domande di Arjuna. Nel verso 7.16, Krishna dice chi sono le persone che lo avvicinano. No, e sono chi soffre, chi cerca la ricchezza, chi è curioso e chi ricerca la verità, chi ha la conoscenza. E dice che il quarto, chi ha la conoscenza, chi ricerca la verità, è quello che lui preferisce, cioè quello che lui, perché lui dice, vive in me, è vicino a me, insomma, è vicino a me. Arjuna in questo caso si situa sicuramente nel quarto stadio, va bene, nel quarto livello, cioè quello che sta cercando sinceramente la conoscenza. C'è una parte iniziale dove non riusciamo bene a capire perché esce una parte umana molto, molto sua, ma perché è giusta, perché è anche nostra, ma lui proprio ha questa caratteristica. In più ha delle altre caratteristiche che Krishna, perché Krishna prende proprio lui come spettatore unico dell'enunciazione della Bhagavad Gita, lo dice alla fine della Bhagavad Gita, dice questa
conoscenza che ti ho rivelato non deve essere rivelata a chi manca di disciplina, a chi non mi è devoto, a chi non ascolta e a chi è invidioso di me. Quindi significa che Arjuna non aveva queste, no, anzi, non aveva proprio questi difetti, ma era uno che aveva disciplina, era uno che era devoto del Signore, era amico del Signore di Krishna, era uno che ascoltava, ha ascoltato attentamente tutta la Bhagavad Gita, ed era uno che non era invidioso di lui. Questo lo ripete Krishna più volte nella Bhagavad Gita: ti dico questo perché non sei invidioso di me. Un'altra caratteristica che ha Krishna è che è molto sincero, perché lungo l'esposizione della Bhagavad Gita lui esprime perfettamente i suoi dubbi. E la Bhagavad Gita, se non l'avesse fatto, la Bhagavad Gita potrebbe essere durata veramente 20 versi, non se l'avesse fatto a me. No, ero là, magari non capendo tutto, dico, vabbè, dai, mi hai convinto, vado e faccio. Invece lui proprio ferma, Krishna lo trattiene lì e pensiamo che siamo in mezzo al campo di battaglia. Quindi no, non facile. Nel momento in cui immaginate un campo di battaglia, insomma, abbiamo visto tanti film dove con momenti pieni di adrenalina, no? Avevano appena suonato le conchiglie, tutti i carichi, i tamburi che, no, che rullavano, e lui ferma tutto, blocca tutto. E un'altra cosa che possiamo capire da questo è che Krishna, quando viene interpellato, ha tempo per noi, perché avrebbe potuto anche fare tutto in poche cose, no? Io me lo immagino, se fosse io avrei detto, guarda, è così, da qua a qua, per farti capire chi sono, ti faccio vedere la mia forma universale, no, ti prendi un po' di paura e poi esegui. No, cioè, nel senso, poteva essere durata 20 versi, no, 3 minuti, ti faccio vedere la cosa, tanto comunque tu già ti fidi di me. Invece Krishna proprio dedica molto, molto, molto tempo, anche nei dettagli, quasi che quando siamo in mezzo alla Bhagavad Gita ci dimentichiamo completamente il contesto in cui siamo, no? Sembra che siamo in una, non so, in una lezione, in una situazione molto, come dire, pacifica, perché vediamo che Krishna ritorna spesso sugli argomenti, rispiega, prende la parola più volte, no, proprio ci tiene. Quindi questo significa, a parte il contesto del temporale di quella situazione là, significa, arrivo, significa che Krishna, appunto, quando noi lo interpelliamo, lui ci dedica il tempo e lo fa anche subito. Le sue azioni, le sue risposte sono immediate. Vuol dire che quando lo interpelliamo e non sentiamo la risposta, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Infatti, un altro modo per dividere le domande che noi di solito facciamo, perché fare le domande o fare le preghiere è una cosa che c'è in tutte le tradizioni, anche la ripetizione costante, anche nei Vangeli, c'è proprio chiediti sarà dato, chiedi con insistenza, no, ti sarà dato. Ma ci sono due categorie di domande che possiamo fare. Di solito proprio le prime tre categorie sono proprio queste, quelle che abbiamo detto, chi soffre, chi vuole ricchezza, no, e chi è curioso. Cioè il fatto che facciamo domande spesso al Signore per risolvere una situazione. Cioè noi pensiamo al Signore come Lui, come che Lui debba risolvere una situazione per noi. Chi soffre, tipo se io non ho salute, chiedo di solito, almeno mi è successo poco tempo fa, la cosa che ti viene subito è chiedere, tu chiedi di ritornare in salute, no? Cioè chiedi che, ti prego, cioè, se non ho soldi, chiedo di solito soldi, chiedo dammi, se non ho un uomo, chiedo perché non mi mandi un uomo giusto per me, no? Se non ho una donna, perché non mi mandi la donna giusta per me? Trattiamo un po' il Signore come se fosse un po' un supermercato, in questo senso, e lui molte volte sempre risponde, diciamo, ma molte volte, insomma, dall'altra parte sentiamo silenzio e ovviamente ci in qualche modo da ricercatori sentiamo questo silenzio come una porta che è chiusa, no? Invece l'altra, quella di Arjuna, è capire, cioè chiede di capire cosa deve fare in quella situazione là, chiede di capire perché in quella situazione là, chiede di capire di più, non chiede solo di capire cosa deve fare, almeno nella prima parte
tende un po' comunque a cercare di risolvere il problema, ma lui cerca di fare domande per capire sempre di più. Quindi se ho una malattia, che cosa devo capire da questa malattia? Se mi manca un uomo, insegnami ad amare una persona, invece di darmi, no, mandami la persona giusta per me. Se manca la ricchezza, insegnami a costruire qualcosa di valore, insegnami ad avere, no. Questa è una risposta che di solito Krishna, alla cui risposta Krishna di solito si muove subito. E questo ce lo dice, ce lo fa vedere nella Bhagavad Gita. Incominciamo. Incominciamo con lo sconforto di Arjuna. Arjuna, appunto, non vi leggo tutto, perché tra l'altro, vediamo, no, ciao. E non vi leggo tutto, comunque lo sconforto di Arjuna era, cosa devo fare? Io qua davanti, prima, vi avevo letto prima, la sera prima diceva che Bhishma era il suo primo obiettivo, l'avrebbe subito ucciso. E anche, anzi, diceva proprio Duryodhana, capito, pensavi di mettere Bhishma a capo per non farmi attaccare, invece lo attaccherò subito. E invece quando lo vede, invece non ce la fa. E poi non capisce neanche qual è il punto di quella guerra lì. Cioè dice, vabbè, ma cos'è che mi porta a questa guerra? Perché alla fine ha in mente che sarà una carneficina. Ha in mente che sarà una carneficina. Aspetta. Eccolo. Tipo, giusto per farvi capire, perché tante volte non riusciamo bene a capire che cos'è una guerra. Almeno io non l'ho mai vista, quindi non me ne rendo tanto conto. Ma quindi un momento, questo è solo uno sketch della guerra, di quello che stava cercando di evitare Arjuna. I guerrieri lottarono senza quartiere come posseduti da demoni. Nella tremenda confusione i padri non potevano riconoscere i figli, i fratelli i fratelli, gli amici, zii uccisero nipoti e cugini si uccisero tra di loro. I soldati si colpirono con spade, mazze chiodate e lance e sul terreno scorsero torrenti di sangue che trascinavano membra mutilate. I carri si scontrarono tra loro andando a pezzi, gli elefanti si scagliarono contro altri elefanti lacerandoli con le loro zanne dalle punte ricoperte d'acciaio affilato. Il campo di battaglia prese l'aspetto di Yamaloka, la dimora della morte. Gli uomini gridavano per il dolore, come anime condannate all'inferno. Ovunque c'erano mucchi di guerrieri e animali uccisi, le asce e le spade fendevano l'aria, sibilando fra i colpi delle mazze e i tonfi delle frecce che colpivano i soldati. Infatti, quello che succede, almeno a me, quando ho cominciato a leggere la Bhagavad Gita, lo sconforto di Arjuna lo capivo benissimo. Cioè, dicevo, vabbè, finalmente uno che ha capito. Perché che cosa è che puoi, no, che puoi ricavare da una cosa così? No, diceva, tanto io cosa... saranno tutti uccisi. Non avrò più gioia. Uccido parenti e amici. Cosa devo fare? E Krishna... All'inizio, siccome che Arjuna, quando parliamo dello sconforto di Arjuna, Arjuna non fa una domanda diretta a Krishna, cioè dice solo delle cose, dice le sue opinioni, no? Quindi in quel momento là sono amici che stanno parlando, tra virgolette, l'auriga, vabbè, Arjuna era consapevole di una dimensione, insomma, divina di Krishna, però comunque erano molto fraterni, quindi lui gli ha semplicemente esposto il suo cuore. Infatti, Krishna risponde in modo molto distaccato, molto freddo, dicendo solo non ti appartiene questa debolezza del cuore, quindi alzati e andiamo avanti. Nel secondo momento invece, nell'altra domanda invece, non è una domanda, ma è finalmente Arjuna chiede prende rifugio in Krishna. Quindi che dice cambia paradigma completamente, cambia paradigma, non è più lui insomma che prima ha detto tutte le sue opinioni. Nella seconda invece parte, siamo nel secondo capitolo, e sono le 6:10, siamo nel secondo capitolo e cambia paradigma, cioè proprio prende rifugio in lui, dice io non ce la faccio, per favore dammi tu una direzione, fammi tu capire cosa devo fare. Krishna risponde
tutto secondo, cioè la sua risposta è molto lunga. Tratta di argomenti che almeno io mi ricordo la prima volta che l'ho letti, alcuni veramente sono molto, molto profondi, altri che non riuscivo a capirli. Ad esempio parla, dice, vabbè, tanto lo ovviamente abbassa un po' la situazione, dice guarda che ti stai lamentando per quello che non vale la pena, per argomenti che non valgono la pena, quindi riporta nella posizione giusta, insomma, del maestro discepolo il Arjuna. Poi parla dell'anima, no, parla dell'anima, che è un argomento fantastico, no, perché ci sono dei versi meravigliosi, però ovviamente tu l'anima la mette sempre in collegamento col fatto, vabbè, visto che c'è l'anima, non ti preoccupare per questi corpi che sono qua, perché questi corpi se ne andranno, quindi tu non ti preoccupare, che era una argomentazione che a me non è che mi ha tanto sempre mai, cioè non mi ha mai convinto a dire la verità, perché l'argomentazione diceva, vabbè, ma no, infatti in tutto questo capitolo anche Srila Prabhupada continua nei suoi commenti a ribadire il fatto, a ricordare le cause di questa guerra e far capire che questa guerra era proprio divina, no? Era una guerra, come dire, non che avevano fatto di tutto pur di non farla e non era possibile evitarla. Quindi Krishna parla di questo qua, poi parla del Dharma di Arjuna, dice guarda che il tuo dovere è anche combattere, quindi fallo, è una situazione di win-win, perché se morirai raggiungerai i pianeti celesti e se vincerai governerai la grande terra, no? Ma Arjuna aveva già detto guarda che io non sono interessato ai pianeti celesti, c'era già stato 6 anni e anche a governare a questo punto, perché con chi potrò godere delle cose, no? Delle cose che avrò vinto. E dopo dice anche, dice una cosa che dice, tutti hanno diritto di agire, ma tu non devi, perché cambia un po' registro, dice, tutti hanno diritto di agire, ma tu non devi attaccarti ai frutti della tua azione. Quindi tutto quello che tu dicevi prima, no, non vale più, perché tu pensavi a te. Tu pensavi a cosa tu avresti perso e cosa tu avresti guadagnato dal fare questa battaglia, ma non ti compete questa cosa qua. E quindi cambia registro. In questo caso qua, in questo momento, e dice che lo yoga è equanimità, cioè tollera quello che ti sta accadendo, tollera quello che ti sta accadendo, perché il mondo è un po' un altro, perché ti ho parlato dell'anima, c'è un'altra esistenza, non è quella che tu vedi solo, dove tu pensi ci sono gli oggetti, no? Tu ti attacchi a questi oggetti, compi le azioni, ti attacchi ai frutti dell'azione, eccetera, ma c'è un'altra esistenza che va al di là di te, che va comunque anche senza di te, ma va al di là di te. Quindi tu, cioè, mette la questione come se fossimo, che è buona questione, come se fossimo un po' un ingranaggio in un grande, no, in un grande ingranaggio, una piccola rotellina in un grande ingranaggio, no, cioè che il mondo va avanti e noi diciamo, cioè staccati da questo mondo, perché sei troppo dentro. Krishna a quel punto, guarda, scusate, ho iniziato 10 minuti dopo e quindi siamo un po' in ritardo, quindi vorrei andare un po' veloce. Quindi non seguirò tutte queste cose qua, anche perché mi è molto scomodo, perché non ho la cosa, ma oppure mi posso avvicinare? Ok, va bene. Ok, la seconda domanda, la terza domanda che fa Arjuna è che sintomi ha il saggio? Perché perché Krishna ha detto comportati come un saggio, no, perché prima parlavi come un saggio ma non ti comportavi come un saggio, e quindi che Arjuna dice ma come si comporta un saggio, come si siede, come parla, no, come cammina, quindi cosa dice, cioè quindi cosa fa, come si siede, nel senso quando non agisce cosa fa, e come cammina, dove va, che direzione prende, perché Arjuna non... In questa fase, perché siamo nei primi 6 capitoli, è un po' così, in questa fase è abbastanza un dialogo tra Krishna e Arjuna, abbastanza botta risposta. No, dopo il sesto capitolo Krishna prende molto più spazio, dopo l'11° capitolo Krishna prende tanto spazio nelle risposte e vedi che Arjuna semplicemente chiede proprio dei dettagli, chiede perché ha capito che stava succedendo qualcosa di
di unico, dopo la visione della forma universale. Krishna dice, vabbè, vi dico, insomma, che il saggio non ha la mente disturbata, non è scosso, ritrae i sensi degli oggetti dei sensi, parla molto bene del funzionamento di come gli oggetti dei sensi trattengono proprio, no? Creano dolore e trattengono la nostra intelligenza. Li controlla, è sereno, ha una ragione stabile, non desidera godere dei suoi desideri, raggiunge la pace, è libero dal concetto di io e mio e non è confuso, va bene? Ma Arjuna è ancora confuso invece. Perché non riesce a capire, quando si visualizza questa persona, questo saggio, non si visualizza, mi immagino, non si visualizza lui nel campo di battaglia, cioè non si visualizza una cosa del genere, si visualizza ancora uno yogi, una foresta, lui è stato tanti anni nella foresta, i saggi erano quelli, non erano quelli nel campo di battaglia in mezzo allo scenario che abbiamo appena descritto prima, no? Che è stato solo un momento di 18 giorni infernali. Quindi dice: qual è l'unica via che devo seguire? È in una fase ancora non di comprensione, ma di esecuzione, no? È in una fase che vuole sapere proprio: dimmi cosa devo fare. No, non riesco a capire questa. Mi stai confondendo, gli dice anche: no, la tua istruzione è equivoca, dimmi esattamente quello che devo fare. Le risposte di Krishna sono sempre un po' creative, no? Perché lui è Dio, non è che risponde com'è così, vai di qua, fai così, fai colà. Lui quando parla, cioè quando dice, dà anche la conoscenza, non è semplicemente che fa eseguire. Lui in questo caso è il maestro di questa, no, di quest'arte del libero arbitrio. Quindi quando lui parla, lui dà conoscenza. Infatti lui risponde, capito? Guarda che cioè, ci sono due, cioè, continua a rimanere sulla dualità. Dice, guarda che questo è quello, c'è sia la rinuncia, ma c'è l'azione. Cioè, li parla sempre in termini, no equivochi, equivoci, però li parla sempre in termini molto ampi. Cioè, non vuole che Krishna prenda subito la cosa. Lo esorta sempre, ovviamente, ma non vuole che Krishna riceva l'informazione senza capirla. Va bene? Perché Krishna, abbiamo detto, è il quarto, quindi Krishna sta ricercando la verità. E Arjuna sta ricercando la verità. Quindi lui dice, vabbè, compi la tua azione e controlli i sensi con la mente. Offri la tua azione in me in sacrificio. Continua a far girare la ruota del mondo, che è quella, spiega come funziona il mondo, quella che vi dicevo prima, di cui noi siamo un piccolo ingranaggio, ci sono i Deva, c'è il mondo e noi offriamo sacrificio, i Deva prosperano, noi prosperiamo, le piogge vanno avanti, no, la ricchezza va avanti e noi siamo qua dentro. Quindi dice, fai girare la ruota, fai continuare a girare questa ruota, tienila viva questa ruota, non bloccarla fermandoti, non agendo più. Anzi, incoraggia gli altri a compiere questa azione perché tu sei un re. Qua dice, nel terzo capitolo siamo, qua dice, porta gli esempi di re come Janaka, lui stesso, no? Lui stesso parla porta in prima persona il suo esempio che lui agisce però non è attaccato al frutto, no? Considera che l'azione è compiuta dai guna, cioè dalla natura, e tu non sei indipendente come credi di essere in questo momento, no? Se tu pensi in questo momento di essere ancora indipendente, mentre Krishna vuole portarlo in un altro stadio di comprensione. Dedica a me tutta l'azione con fede, esegui il tuo Dharma anche in modo imperfetto. Anche se lo compi in modo imperfetto, ma comunque eseguilo. E il tuo Dharma è ovviamente quello di Kshatriya. Tutta la vita da Kshatriya, tutta la vita come dire, da disciplina di Kshatriya, quindi tu sei uno Kshatriya, non c'è dubbio. Ottimo. Kshatriya nella divisione delle quattro caste, ci sono i Brahmana che sono i sacerdoti, gli Kshatriya che sono i re, i Vaishya, i commercianti, il Shudra che sono i servitori, gli esecutori, insomma. È una divisione che dopo Krishna dice nella Bhagavad Gita che ha creato lui, proprio per permettere all'umanità di evolversi, andare pian piano, gradualmente. Trascendere gradualmente il mondo. In quel momento là, allora Arjuna chiede: ma cos'è che spinge le persone se facendo il mio Dharma in modo, cioè va bene anche in modo imperfetto, ma cos'è che spinge le persone a commettere peccato anche contro la loro volontà? E qua Krishna parla del grande nemico.
che in tutte le tante tradizioni insomma è dipinto in un altro modo, perché di solito in un'altra tradizione tipo cristiana c'è proprio un nome che abbiamo, ma in questo caso lì proprio individuo un grande nemico che è la lussuria. La collera si vede un po' a poco. Comunque il grande male è quello che tu devi sconfiggere. E dice anche dove sta: dimora nei sensi, nella mente e nella ragione. Quindi lui dice: rendi stabile la mente con qualcosa di superiore alla ragione, che è l'anima. Capito? E in questo modo connettila a me e non coltivare la lussuria. Capito? Quindi distacca la mente da questa parte qua e governa dall'anima, no? E poi incomincia dicendo: ho insegnato questa conoscenza a Vivasvanara del sole, lui l'ha trasmessa al suo discepolo, eccetera. E Arjuna chiede: com'è possibile che l'hai trasmessa a Vivasvanara? Vivasvanara è nato milioni di anni fa, tu sei qua. E in qualche modo anche Srila Prabhupada spiega questa cosa qua, perché dice che Arjuna in quella situazione là si mette nei panni di noi, cioè vuole che Krishna un po', come dire, sveli le carte, perché da qua in poi Krishna comincia a svelare le carte. Io vedo anche perché nel Mahabharata, come dire, alcuni riconoscevano la divinità di Krishna, ma alcuni no. Duryodhana no. Anzi, Duryodhana pensava che fosse un buffone quando, non so quando, aveva fatto vedere la sua forma universale, una specie di forma universale, insomma una forma divina, per cercare di fermare la battaglia. Dopo proprio Duryodhana dice che è un gioco da baracco, cioè giochi da baraccone, proprio. Ok, quindi c'erano più versioni, c'erano più visioni di che cos'era Krishna. E quindi in quel momento credo che Arjuna volesse proprio, come dire, tirare fuori tutto a Krishna, no? Adesso è il momento che ci... E Krishna non ha mai detto nulla, è quello il punto. Krishna non ha mai detto nulla di sé, perché Krishna relaziona, e lo spiega bene dopo nei capitoli successivi, relaziona secondo quello, come relaziona l'altra persona, lui relaziona di conseguenza. Quindi non ha mai detto io sono Dio, capito? Mai detto una cosa del genere, no? Sbaglio, dimmi quando sbaglio. Quando è che l'ha detto? L'ha detto? Ok, dopo me lo dice, ok. E, ok, l'ha detto a un certo punto. A un certo punto l'ha detto. Ma io non lo so. No, no, ma nel senso, ma prima nel Mahabharata. Ok, perfetto, ok. Quindi vuole che Krishna sia scoperto e riveli la sua natura divina. Krishna descrive le sue, dice, come dire, la storia della Bhagavad Gita, dicendo proprio: io l'ho rivelata a Vivasvan, poi quindi parla della successione disciplica. Dice come mai lui scende nel mondo, no? E quindi per ristabilire il Dharma, per proteggere i buoni, sconfiggere i malvagi. E dice: quindi il mio agire è divino, chi lo sa, chi lo conosce, torna a me. E tutti seguono la mia via, no? E dice, dà il suo esempio personale: ho creato io le divisioni della società umana e anch'io, capito? Quindi io agisco continuamente, ma non ne sono contaminato. Quindi per la seconda volta proprio lui porta lui stesso come esempio personale ad Arjuna, no? Che lui compie enormi cose, ma non è toccato, non è vincolato. E dopo parla dell'azione, parla del karma, del modo per non creare i frutti dell'azione, per il modo per non creare dei vincoli all'azione. Quindi controlla la mente e l'intelligenza, agisci come sacrificio, raggiungerai il Brahman. E dice: tanto tutti i sacrifici comunque portano a me, cioè tutte le forme, tutti i sacrifici che culminano nella conoscenza. E qui Krishna descrive molti tipi di sacrifici, anche per far capire che, come dice Srila Prabhupada, dice, anche per far capire che non serviva andare nella foresta per culminare, per andare verso, no, per andare verso la trascendenza. Ci sono tanti tipi, ci sono tanti modi per raggiungere il Signore. Se lo fai, e lui dà anche il coso, quello che abbiamo detto prima, il 434. Avvicina un maestro spirituale, cosa che aveva appena fatto Arjuna, avvicina un maestro spirituale e fagli le domande e servilo.
quello che sta facendo Arjuna a Krishna. In questo modo non cadrai più nell'illusione perché avrai la conoscenza, brucerai l'azione della tua attività perché saprai come agire e con il tempo otterrai la pace suprema. Quindi comunque è una cosa graduale, con il tempo. Chi non ha fede invece, che dubita, rimane fermo e non va da nessuna parte. Quindi tu, ed era proprio l'immagine di Arjuna in quel momento lì, che non stava andando da nessuna parte, era fermo, non aveva neanche più il Gandiva, no, che lui non lasciava per nessuna cosa al mondo il Gandiva, proprio faceva la puja, era proprio era un'arma incredibilmente potente. Il tuo dubbio, infatti, gli dice, perché il tuo dubbio è nato dall'ignoranza, non è nato dalla conoscenza, è nato dall'ignoranza. Ma Arjuna non capisce ancora, io insieme a lui, insomma, non capisco ancora, perché comunque anche qui, mentre lui mi parla di sacrificio, io non vedo nessuno, non mi immagino un guerriero nel campo di battaglia, non ce la faccio, perché mi parla di ispirazione nell'ispirazione, del cibo, mi parla di tanti sacrifici, ma non riesco a vedere quello. Infatti lui dice, ma io cosa devo fare? Devo rinunciare? Continua a fare questa domanda, ma devo rinunciare all'azione oppure devo imparare lo yoga dell'azione, cioè stabilirmi, no, creare una connessione con te, cosa devo fare? Dimmi in modo definitivo, perché io non riesco a sapere ancora come devo eseguire, no? E lui, e Krishna ancora rimane maestro, insomma, nel dare una risposta. Entrambe sono valide, lo yoga è migliore, ma tutte e due alla fine non sono separate, nulla. No, tutte e due si compenetrano l'una l'altra, perché alla fine una è anche l'altra. Pensa, perché il saggio dice, pensa, io non faccio nulla perché lo fa tutta la natura e si affida a me, all'assoluto, va bene? Compi la tua azione per purificarti nella rinuncia, ma rinuncia mentalmente a tutti i suoi frutti. Quindi chi è che conduce l'azione? Chi è che è l'azione? Dice, tu non sei colui che agisce, è la natura che agisce. Sono i guna che agiscono nei guna, non sei tu. Quindi tu staccati, perché? Perché non sei tu? Perché non sei tu? Perché tu in realtà sei l'anima che sei staccata da questa dimensione. Fai parte, ma non ne devi essere coinvolto, perché tu appartieni anche a un altro mondo. Sei in questa posizione che è un po' instabile, va bene? Il sapiente, 9, 10, sì, ok. Il sapiente è libero dall'angoscia, è infinitamente gioioso, è libero dall'angoscia e dalla gioia, anche dalla gioia materiale quando emergono, è libero da questi coinvolgimenti, è infinitamente felice, domina infatti la lussuria e la collera ed è felice del benessere degli altri. Quindi agisce per il bene del mondo. E già questo Krishna incomincia a dare una visione più ampia, no, ad Arjuna del suo agire, perché dice tu devi agire per il bene del mondo, non per il tuo bene, no. E questa guerra era per il bene del mondo, io te l'ho appena detto, perché io devo ristabilire il Dharma qui. E questo è il momento in cui io devo proteggere i miei devoti, proteggere i buoni e sconfiggere i malvagi. Questo è il momento, perché siamo su Dharma Kshetra, siamo proprio nella terra del Dharma. E Krishna continua nel capitolo 6 e parla dello yoga in 8 fasi, della Stanga Yoga, rinuncia ai desideri egoistici, rendi la tua mente amica, chi è connesso non vede le differenze tra amico, nemico, santo, peccatore, no, che ancora lì, almeno io guardo me quando leggo queste cose e dico, ma allora fa bene a non arrabbiarsi con Bhishma, no, a non uccidere, perché lo vede uguali, quindi perché dovrebbe, no, andare contro, no? Perché io penso ancora a me, alla mia pelle, insomma, in qualche modo, no? alla mia gioia. Quindi dice, come una candela riparata dal vento, così il saggio rimane imperturbabile. No, una candela, ok. E quindi bisogna essere risoluti e lo yogi vede Krishna in tutto e vivrà in lui. Arjuna ovviamente risponde, sì, ma vedo molto instabile questa situazione, perché la mente è molto instabile, viene travolta, non puoi controllarla, come non puoi controllare il vento. Mazzavatara Prabhu diceva, quando Arjuna dice vento, immagina una tempesta, cioè non un venticello, una tempesta, un uragano, è impossibile da controllare. E in questo modo, Srila Prabhupada dice che in questo modo invece Arjuna sta rifiutando un po' questo sistema, la Stanga Yoga, perché lo vede molto laborioso, va bene?
E infatti Krishna gli dà ragione, è molto difficile da controllare questa mente, ma con una pratica assidua, con il distacco, e in qualche modo comunque lo devi fare. In qualche modo lo devi fare, devi trovare un modo per controllare la mente. E allora, siccome ha capito, Arjuna capisce che è difficile controllarla, incomincia a chiedersi, quando uno cade dallo yoga, dalla pratica, cosa gli succede? Dice, ma i fallimenti nello yoga e quali sono le loro conseguenze? Se io intraprendo la via dello yoga e a un certo punto non ce la faccio, io o qualcun altro, ma lui, e a un certo punto non ce la faccio, cosa mi succederà? Perché avrò perso sia questo che quello. Ho perso il cammino spirituale e ho perso anche il cammino materiale, no? Perché quando uno diventa spiritualista è ovvio che lascia un po', allenta un po' la presa con la materia. E Krishna lo rassicura, qui lo rassicura, dice, guarda che nessuno che... va, aspettate, siamo giusti. Dice: nessuno che segue la via del bene incontrerà il male, e parla, rinascerà in una vita prospera, riprenderà il cammino, eccetera, eccetera. Quindi non ti preoccupare, perché ogni sforzo che compi in questa via tu non perderai mai nulla, perché questa è la via giusta ed è anche l'unica via vera, perché c'è solo una via. Per i saggi, ci sono tanti modi, ma c'è solo una via che porta alla conoscenza. E passa al capitolo 7, chiarisce la natura della coscienza di Krishna, che è dal 7 al 12, e dice che al di là di questo nulla resta da conoscere. Parla della sua energia inferiore, parla della sua energia superiore, la sua energia inferiore è la natura, la sua energia superiore sono gli esseri viventi, e dice che lui è oltre queste due energie. Va bene? E parla di chi si avvicina a lui. Di chi si avvicina a lui e chi non si avvicina a lui. Chi si avvicina a lui, l'abbiamo detto prima, è quello che pone le domande, è quello che si mette in relazione col Signore. Chi soffre, no, chi è curioso, chi vuole la ricchezza e chi cerca la verità. E chi invece non si avvicina a lui sono gli stolti, i più caduti tra gli uomini, chi la conoscenza è stata rubata dall'illusione e chi ha preso rifugio in stati non divini, quindi in stati demoniaci, gli empi che dopo tratterà approfonditamente nel capitolo 16. Arjuna in questo momento fa domande molto, molto, incomincia a capire che si sta rivelando, si sta disvelando una conoscenza molto importante, cioè molto perché Krishna sta andando veramente in profondità, sta dicendo delle cose nuove, completamente nuove ad Arjuna. E quindi comincia a fare delle domande molto specifiche. Chi è il Brahman? Chi è il karma? Chi governa la natura? Chi governa i Deva? Chi governa il sacrificio? Cioè vuole sapere esattamente come funziona il mondo, no? E Krishna risponde a tutto, no? Brahman è il supremo imperituro, chi governa il karma è la causa della creazione dei nostri stati, quindi è solo karma, quello che tu vivi, il tuo stato di materia è solo dato dal karma, chi governa la natura è il tempo, la caducità, perché tutto finisce con la natura, chi governa i Deva sono io nella mia forma universale e chi governa il sacrificio sono io in questo corpo, dice Arjuna, chiede in questo, chi governa il sacrificio in questo corpo? E lui dice, sono io come Paramatma. Quindi proprio gli svela la sua conoscenza tra le conoscenze supreme. Siamo nel capitolo 8 e incomincia il capitolo 9, dove Krishna parla proprio, questa è una conoscenza segreta. Diciamo che ogni capitolo incomincia, continua a dire, questa è ancora più segreta di quella che ti ho detto prima. Questa è ancora, no, questa non l'ho rivelata a nessuno, è ancora più segreta. Fino al 17esimo continua a dire, questa è una conoscenza segreta. Adesso ascoltala bene quando parla dei tre guna, dice questa è ancora più segreta, eccetera. E anche Srila Prabhupada nei suoi commenti, quando dirà, adesso andando ancora più in profondità, ancora più in profondità, ancora più in profondità. Sta spiegando ancora meglio quello che ha spiegato prima. E fino al capitolo 10, dove Arjuna accetta la sua verità, finalmente, no? Fino a prima faceva domande un po'. Per capire cosa da fare, se era giusto o non giusto, eccetera. Nel capitolo 10 invece accetta la sua verità e incomincia a dire: Ok, adesso rivelami, descrivimi i tuoi immensi poteri. Cioè parla proprio a Krishna come Dio, no? Descrivimi i tuoi immensi poteri. In che modo tu pervadi questi mondi? E come posso meditare io su di te? E tu. E Krishna rivela le sue manifestazioni, le sue vibhuti, no?
cioè in che modo lui è il meglio di ogni categoria nel mondo, cioè in tutti i pianeti, cioè in tutti i livelli di esistenza. Lui è il meglio di tutto. Arjuna è molto contento, dice: io sono l'illusione dissolta. E allora gli chiede, per favore, adesso, e siamo a metà Bhagavad Gita, dice: adesso per favore mostrami la tua forma divina, perché vuole fare il salto. E Krishna gliela mostra. Dice che l'ha mostrata solo a lui, che questa è la forma che ha mostrato solo a lui, perché non gli è devoto, gli è caro, non gli è invidioso. Arjuna vede una forma che lo terrorizza completamente, no? Lo terrorizza completamente e capisce. Prima aveva una comprensione, diciamo, intellettuale, ma in questo momento capisce veramente che cosa vuol dire essere di fronte a Dio, perché vede una figura cioè una forma che non riesce neanche a, cioè non riesce neanche a comprendere, cioè non c'è un sopra, un sotto, un dietro, cioè non, è un'altra dimensione completamente. Quindi è terrorizzato. E chiede scusa a Krishna. La prima cosa che fa, beh, tanto descrive quello che vede, che lo terrorizza, chiede scusa, lo glorifica, chiede perdono subito, dice: guarda, scusami, questo è un altro cambio completamente, un cambio di paradigma nella trasformazione interiore di Arjuna, ovviamente, perché ha avuto una cosa unica, ha avuto un'esperienza unica, chiede subito scusa a lui e chiede di ritornare nella sua forma normale, per favore, perché se no non ce la fa sostenere questa visione qui. Krishna in questo momento continua a ripetere che gli ha fatto vedere questa forma solo a lui perché non gli è invidioso. E che nessuno può vedere quella forma se non chi è devoto a lui. Quindi non attraverso il sacrificio, le altre vie che descriveva prima, non attraverso la carità, non attraverso l'austerità. Non si può vedere questa forma, solo chi è devoto a me può, perché la decide lui, quindi solo chi è devoto a me può vederla. E poi Arjuna si rasserena, quando ritorna a vedere lui, si rasserena al coso e incomincia a chiedere, cioè a chiedere qual è secondo lui, secondo Krishna, qual è l'adorazione migliore, se quella personale o quella impersonale. In quel momento Krishna risponde che è quella personale, che è la sua forma, quella che lui ha davanti, quella che lui, cioè tutte e due conducono alla stessa meta, ma quella impersonale è molto più difficile da raggiungere, ma oltre a difficile proprio è quella che Krishna preferisce, quella, cioè l'amo di più, proprio è la migliore per raggiungere lo scopo. E parla delle qualità del suo devoto, sono qualità che esprime nel capitolo 12, tra il verso 13 e 20, che sono qualità stupende, dove proprio descrive, cioè, come sono, com'è una persona devota a lui. Potrebbe essere facilmente, felicemente letta anche leggendo le beatitudini del Vangelo, che sono anche quella l'essenza del Vangelo, e leggendo le beatitudini, cioè che sono le qualità di un devoto, che, come dice Gesù, ritrovate esattamente lo specchio in questo capitolo qua. Adesso non so se avete presente le beatitudini, ma insomma, se magari se avete modo, leggetele contemporaneamente perché è molto illuminante, insomma, questo rapporto. E poi prosegue con Arjuna, incomincia a chiedere delle domande ancora più specifiche. Prima aveva chiesto del Brahman, ma adesso invece vuole conoscere veramente. Aveva parlato del sacrificio, ma adesso vuole conoscere che cos'è il campo, che cos'è il conoscitore del campo, che cos'è la natura, che cos'è il conoscibile, cioè vuole avere una conoscenza molto pratica, vuole sapere, non è solo una questione intellettuale, vuole capire proprio come entrare nella conoscenza, come immergersi nella conoscenza, cosa deve fare. E Krishna risponde: il campo è il corpo, no, il campo è la natura, è il corpo. Conoscitore del campo, ce ne sono due, dice, uno è l'anima, no? Colui che pervade, e dopo ci sono io come Paramatma, che io conosco tutti i campi, ma il campo singolo lo conosci tu. Entra nel capitolo 4, nel capitolo 13 e nel capitolo 14, dove parla
dove parla dei guna, che sono quegli elementi della natura materiale, no? Quegli elementi della natura materiale che governano tutta la natura. Quella che lui diceva prima, non sta a preoccuparti delle tue azioni, perché alla fine sono i guna che agiscono nei guna. Sono queste forze che agiscono tra di loro e portano tutto, tutto governano. E incomincia a parlare di come agiscono e come incatenano e liberano l'anima al corpo, al mondo. Questo era il segno. Parla della famoso albero della conoscenza, l'albero, diciamo com'è, l'albero del bene e del male, cioè l'albero del divenire, e dice che il devoto dovrebbe, cioè che lui dovrebbe sottomettersi a Krishna e tagliare quella conoscenza che gli ha appena rivelato, tagliare questo grande albero, perché il punto è che dice, fino adesso tu ti sei fermo, no, dice, vabbè, fino adesso il dubbio ti era sorto perché sì, tu citavi le scritture, capito? Sì, tu citavi delle cose, ma erano, citavi dei Veda all'inizio, no? Ma io non devo combattere contro il mio maestro, eccetera, eccetera. Ma lì è un'arena dove non si trova una via. Nel Mahabharata è pieno di situazioni in cui uno dice una cosa citando, no? Delle scritture, alcune scritture, un altro dice un'altra cosa citando altre scritture, perché la via del Dharma è difficile da intraprendere. La via del Dharma è irta di sottigliezze, di cosa deve fare quello in quella situazione lì, è irta di momenti di stallo. Quindi Krishna dice: poniti direttamente oltre questa dualità, oltre questi guna. Vai oltre, perché oltre i guna c'è la mia dimora, oltre i guna c'è lo spazio dell'anima, c'è lo spazio dove io agisco, e quindi lì non puoi commettere errori in quella situazione lì, perché sei governato, sei vicino a me, sei dentro di me, sei in me, dentro di me sembra strano. E Krishna parla di come lui pervade ogni cosa, di come lui illumina il mondo, sostiene tutto, dimora nel cuore. E parla anche della natura divina ed empia dell'uomo. Questo è un bel capitolo. Il capitolo 16 è un capitolo stupendo, perché e anche i capitoli dopo, quando parlano dei guna su ogni situazione, perché è una cartina di tornasole molto precisa su noi dove siamo e cosa stiamo facendo e quali sono i nostri pensieri e quali sono, come dire, le molle che fanno scatenare le nostre azioni, le nostre riflessioni. O natura divina o natura empia, o un guna o un altro, non è che ce ne sono mille situazioni. La natura empia in particolare, insomma, ti mette un po' al muro quando lui descrive la natura empia, perché qualche ragionamento da natura empia, insomma, me lo sono ritrovato nel cuore. Ma soprattutto io penso che in quel momento là, a parte la conoscenza, ma stiamo arrivando alla fine, la descrizione della natura empia dell'uomo sotto l'egida della natura empia è la descrizione di Duryodhana in quel momento là, perché proprio quando lui fa quando Krishna parla della natura empia: oggi ho conquistato quello, domani farò quello, oggi ho ucciso quello. Erano proprio discorsi che faceva Duryodhana, che ha sempre fatto Duryodhana, per far capire ancora di più che qui stiamo parlando di proteggere i buoni e sconfiggere i malvagi. E non c'è dubbio che dall'altra parte ci stiamo parlando di una natura malvagia. Non c'è dubbio in questo caso qua. E dice che le tre porte dell'inferno di questa natura sono la lussuria, la collera e l'avidità. Quindi dice: tu compi il tuo dovere e segui le scritture, perché quelle ti daranno la via. E Arjuna chiede, fa le ultime domande, siamo al 16° capitolo. Dice: ma chi ha fede, offre in sacrificio, compie l'azione, offre in sacrificio, ma non segue le scritture. Quindi non posso farlo comunque secondo quello, il capriccio mio, cioè come mi viene. E un altro punto di grande riflessione, almeno questo è che Krishna risponde che l'uomo è fatto di fede e si diventa ciò in cui si crede. E
Quindi dice, stai attento a cosa in cui tu credi in questo momento. Sai che cosa muove le tue azioni? Perché tu diventi esattamente ciò in cui credi. Perché tu non puoi muoverti senza fede. Tutto è fatto di fede. Anche se la prova dice, cioè anche chi non crede di non avere fede, ha fede in qualcos'altro. No? Anche chi è ateo ha fede in qualcos'altro. Anche chi non è dipendente da Krishna ha fede in qualcos'altro. Ovviamente, perché è dove tu riponi la tua fede, così il tuo mondo si muoverà. Così la tua via si disporrà davanti a te. E senza fede è tutto inutile, è abominevole. E all'inizio del 18° capitolo, ed è l'ultimo, il Arjuna chiede qual è lo scopo della rinuncia e dell'abbandono. Cioè lui torna all'inizio, torna un po' alle prime domande, no? Cioè, perché diceva, cosa devo fare? Devo abbandonare o devo... Adesso invece fa le stesse domande, ma con un'altra consapevolezza, perché ormai ha capito le cose. E cos'è che non si deve abbandonare? E Krishna dice, non si deve abbandonare il sacrificio, la carità e l'austerità. Queste cose qua, queste tre azioni non si devono abbandonare, ma le devi fare senza attaccamento. Dopo parla delle cinque cause... Parla delle cinque cause dell'azione e parla dei quattro varna. E ritorna all'inizio. Krishna adesso alla fine ritorna all'inizio. Cioè dicendo, tu adesso hai capito per quello che ti ho detto all'inizio di compiere il tuo dovere anche in modo imperfetto, ma di compierlo e di abbandonare i frutti. No? Come il maestro, no? Alla fine ti dice la risposta, dopo te la rispiega più volte e poi alla fine ritorna all'inizio, no? Perché infatti per quello che il secondo capitolo si dice che è riassunto di tutta la Bhagavad Gita, perché la prima risposta di Krishna, anche se ha una visione immediata, magari non può apparire, non appare, perché come le mie considerazioni di prima, no? Ma diceva, dava delle considerazioni che per me erano deboli in quel momento là, del Dharma, del tuo dovere, quando stiamo parlando di persone che stanno morendo, e invece alla fine le ha aperto l'orizzonte, gli ha fatto vedere la stessa situazione da un punto di vista completamente nuovo, no? Di tu come strumento divino, tu come strumento, mio strumento divino, io ho fatto già tutto, ma tu sì, mio strumento divino, e gli ripone la questione. Quindi compie il tuo dovere e semplicemente fallo come un atto di devozione. Alla fine, finalmente troviamo Arjuna che è completamente ristabilito la sua azione, cioè, come dire, il risultato della Bhagavad Gita è come se fosse il giorno prima della battaglia, no? Quel giorno in cui era pronto ad andare verso Bhishma e a ucciderlo, cosa che non ha fatto subito, comunque ci ha messo un po', perché non è facile dopo eseguire gli ordini del Signore, non è una cosa semplice. Ma in questo invece alla fine comunque lui dice, guarda, la mia illusione è scomparsa, sono perfettamente stabile, capito, sono inamovibile, e seguirò la tua parola. Prima, all'inizio, i primi sei capitoli non la metteva in dubbio, ma insomma esprimeva quali erano i suoi dubbi. Poi man mano l'ascolto di Arjuna si è sempre più ampliato, no? Si è sempre più ampliato, fino a quando alla fine è vero che dava delle domande, faceva delle domande proprio per aggiungere, diciamo, nettare al nettare, no? Aggiungere conoscenza alla conoscenza, perché aveva capito che in quel momento stava succedendo qualcosa di unico. E si ristabilisce il fatto che un'altra cosa, e qua finiscono le domande di Arjuna, un'altra cosa che fa riflettere appunto è che non è stato facile per Arjuna compiere il suo dovere. Il solo decimo giorno della battaglia lui e poi con situazioni particolari lui attacca veramente Bhishma. Il primo giorno, il secondo giorno non ce la fa, il terzo giorno, cioè fa altre cose, insomma. Krishna alla sera la parola è un po' debole, però lo sgrida, dice, ma cosa stai facendo? Ma lo riprende, dice, ma cosa sta succedendo? Guarda che, cioè,
Cioè, quindi non è facile agire secondo quella visione divina. Non è semplice quando il risultato di quell'azione è, come dire, rompere definitivamente dei legami estremamente forti, come quello che lui aveva con Bhishma, il suo trattava come un figlio, anche Yudhishthira stesso lo tratta come un padre, proprio come un padre, o Drona, il suo precettore, il suo maestro, che ha insegnato tutto. E quindi non è facile, non è una cosa immediata, quindi penso che anche noi, oltre a imparare come porre le domande al Signore e esprimere i nostri dubbi fino alla fine, cioè i nostri dubbi nel senso delle nostre perplessità, però nel modo intelligente in cui l'ha fatto Arjuna, che non erano delle domande, come dire, proprio volte a ricevere la conoscenza del funzionamento, no? Erano delle domande volte a ricevere qualcosa, no? A capire sempre di più quello che si trovava di fronte e le sue azioni, non a che Krishna facesse il lavoro sporco al posto suo, cioè il lavoro al posto suo, o che Krishna agisse, o che Krishna lo riportasse, lo tirasse fuori da quella situazione. E anche appunto dopo che ha ricevuto tutto, quindi come noi che leggiamo la Bhagavad Gita e ci ritroviamo dopo nella vita, non è detto che tutto venga facile, che le azioni dopo si muovano in modo automatico e che gli insegnamenti di Krishna ci emergano, oppure anche ci emergano e ci facciano veramente, come dire, agire, no? Perché tante volte rimaniamo rimaniamo su una conoscenza intellettuale di tanti insegnamenti. Non è facile, perché la vita dopo ci mette anche di fronte a delle prove vere. Io ad esempio, solo qualche mese fa, ho riletto il secondo capitolo con occhi completamente nuovi, perché mi sono trovato in una situazione estremamente difficoltosa, e quindi quelle parole di Krishna sull'anima avevano, come dire, avevano presa su di me, perché prima era che sembrava che Krishna gli stesse dicendo delle cose, ma sai così, ma sai, siamo l'anima, sì, una cosa un po' appunto intellettuale, siamo l'avera, quindi vai avanti con la battaglia, no? E invece dopo, quando ti trovi in certe situazioni, appunto, quando ha a che fare con la morte, no? Quando ha a che fare con la sofferenza, quelle parole acquistano un significato per te. E anche tutte le domande di... Ci sono tanti momenti, se adesso voi, man mano, vi soffermate non solo sull'insegnamento di Krishna, ma proprio sulle domande di Arjuna, troverete che tante domande sono le vostre, sono le nostre domande. Quando lui chiede di funzionamento, anche i dettagli sono le nostre domande, perché tante volte non sappiamo proprio, ci dimentichiamo di dove siamo, di qual è il nostro, di come le cose agiscono. Cioè il 99.9 io penso di agire, .999 sono assolutamente sicuro e posso anche sostenere, come dire, penso di agire anche nella mia devozione, penso di agire così, penso di essere io che agisco, no? Quindi ritornare su queste cose qua, è per quello che Krishna continua a ripeterle, ritornare su questi punti qua ci risveglia specialmente quando siamo nella sofferenza. Siamo sempre un po' nella sofferenza, cioè non siamo mai, no, perché è un po' un andare e venire, quindi se uno si guarda bene dentro è comunque una situazione molto instabile, no, nella sua esistenza, se uno guarda veramente dentro. Però quando, insomma, proprio, come dire, i fatti esterni coincidono con una sofferenza pura, insomma, sono proprio i momenti in cui dobbiamo prendere rifugio nella Bhagavad Gita e anche nel dolore di Arjuna e sentire anche lui come molto vicino a noi, perché lui era il supereroe e noi non siamo i supereroi, lui era il supereroe e si è trovato là fermo, che non sapeva minimamente cosa fare e voleva andare via. Quindi proprio, e quindi pensiamo noi, no, quante volte ci troviamo e come dobbiamo anche accettare quella situazione, che Krishna non condanna comunque, perché sì, la mette nel posto giusto, ma dopo va avanti,
mettere nel posto giusto una debolezza che non ti appartiene, che su questo ci sarebbe tanto da dire, ma sono io che sono andato completamente fuori tempo, ma ci sarebbe tanto da dire di come Krishna interviene in quel momento là, cioè di quando, in un momento in cui Arjuna non chiede un feedback a Krishna, e allora Krishna dà proprio solo una, un'idea, dice non ti appartiene, non parla ad Arjuna, parla del suo problema, no? Come la colpa e il colpevole, no? Parla della, guarda che non ti appartiene, non ti riconosco. Come un amico, parla ad un amico, non ti riconosco. E quindi questo, basta, ho finito. Ci sono domande? Abbiamo chiamati un po' lunghetti.